Ok, sono sparito. Lo so, sono sparito, ragazzi, mi dispiace tantissimo, però sono tornato e questo è l'importante. Sono tornato e sono qui per spiegarvi tutto quanto, nonché andare a provare questo nuovo capitolo, questo nuovo Fortnite che è nato e quindi sono molto curioso di vedere come va questo video perché so che molti mi hanno cercato, molti si sono chiesti che fine io abbia fatto ultimamente. Stavo pubblicando abbastanza video e poi niente. Sono sparito, ragazzi. Sono sparito perché ho avuto un sacco di impegni col lavoro, la mia ragazza, i miei amici. Insomma, non potevo stare appresso ai dubbi. Sono reso conto, sono arrivato a un punto in cui ho capito che non potevo effettivamente fare YouTube, o meglio, fare le live e starci appresso così tanto. Quindi, ragazzi, semplicemente ho detto diamoci un attimo di pausa per riuscire a capire come gestire le situazioni. Poi Fortnite mi aveva stancato, non mi piaceva più, non sapevo a che cosa giocare e quindi di conseguenza ho mollato tutto, ragazzi. Però incredibilmente a pochi giorni ormai dall'uscita del nuovo COD, Fortnite se ne esce con una season della Madonna che ho provato e mi è piaciuta veramente veramente tanto. Quindi adesso l'andiamo a provare insieme e vediamo cosa esce fuori. Ed eccoci qui, ragazzi, su Fortnite capitolo 2. Finalmente lo aspettavamo tanto. Io sinceramente no, perché mi aspettavo fosse la solita cagata. Cioè, nel senso, qual era il problema di Fortnite? Che si incontravano tantissimi giocatori forti. Ormai quelli che erano, diciamo, normali si erano stancati di giocare, quindi ci giocavano solamente i tryharder e tu beccavi lobby in cui non potevi effettivamente giocare. Cioè, uno con le mie abilità, che è una persona normalissima, che gioca in maniera normalissima, va a sembrare molto 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 scarso perché gli altri sono Gesù Cristo sceso in terra. Quindi con questa season molte persone hanno ricominciato a giocare, c'è stata anche una modifica del matchmaking, quindi trovi persone delle tue stesse abilità, quindi devo dire che mi sta piacendo tanto perché finalmente riesco a divertirmi, riesco a giocare senza dover star lì a perdere ogni volta che atterro perché trovo uno che è TFU, eccetera, eccetera, eccetera. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, intanto avviamo il gioco, un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, ragazzi, è il fatto che le armi, tantissime armi sono state tolte dal gioco, quindi il gioco è molto più pulito, molto più clean. Diciamo che è difficile che allo start trovi un'arma che sia scarsa, ok? E questo ovviamente è un punto a favore del gioco perché ti puoi sempre difendere. Un'altra cosa che mi piace appunto è la mappa che è cambiata, finalmente non ce la facevo più con gli stessi posti, sempre gli stessi posti, ragazzi, veramente. È una cosa veramente assurda. Io tra l'altro non ho mai fatto una partita in singolo, questa è la mia prima partita in singolo di questo capitolo. Ho fatto un paio di partite, però ho fatto già 4 vittorie in una sera ieri. Quindi devo dire che mi è piaciuto tantissimo, ragazzi, mi è piaciuto veramente tanto. Ed eccola qui la nuova mappa, io già l'ho esplorata praticamente tutta perché ho voluto scoprire che cos'era questo gioco. Direi di non andare in una città troppo troppo popolata come questa qua sotto, che sarebbe, non lo so. Andiamo alle fattorie, dai. Andiamo alle fattorie e vediamo un po' come va. Questa è un po' una Fatal Filth sotto mentite spoglie, diciamo. Tra l'altro nel frattempo sono riuscito a sistemare, ragazzi, il difetto che mi faceva il PC, che praticamente quando giocavo e registravo non andavo a 75 Hz ma a 60 Hz. E sono riuscito a risolverlo fortunatamente in maniera abbastanza, credo, definitiva. E adesso giro sempre a 75 Hz, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Questa è la mia prima partita del giorno, infatti non so perché la sto registrando, perché tanto farò cagare. Ok. Ok, non aveva armi, poverino. Ovviamente scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questa stagione qui. A me, ripeto, mi sta piacendo veramente tanto, non mi divertivo così su Fortnite alla season 4. Ok, GG. No! Porca troia, non l'ho visto! Ero impegnato a sparare a quello che manco lo prendevo. Ah, madonna, madonna. Riproviamo, riproviamo. Cioè, ma come cazzo fanno a scendere senza che li senta? Bravo, porco Dio, c'hai il pompa, ammazza, non tu sei bravo. Porco
fatti. Cerchiamo di fare le cose con la testa, perché il mio problema è che ogni volta mi trovo nelle situazioni di merda con le armi sbagliate, quindi stavolta cerchiamo di fare un pochino le cose fatte meglio. A parte prima che sono morto per un cecchino che non avevo minimamente visto, come al solito. Io muoio troppo spesso per cecchini. Cerchiamo di andare un pochino più in periferia e non al centro, così magari ci va meglio. Ma porca di quella madosca, no? Ma questo da dove cazzo è arrivato? È un cecchino, mi dà un cecchino il gioco. Grande gioco. Che fa quest'altro? Ah, figlio mio. Cioè, niente mi interessa, sì, questo sì, dai. L'audio comunque è migliorato tantissimo su sto gioco. Ma veramente come il giorno e la notte. Oh mio Dio, uno con la skin del calciatore, no. Ho quasi paura. Infatti adesso gli vado dietro col cecchino. Aspetta. Ma Cristo, ma non ho mai visibilità. Se l'è fatto, vero? Te lo dico a fa. Era l'unica cosa che potevo fare. Cioè, non potevo aspettare di fare il giro che si assicurava e... Allora, io il pompa me lo prenderei, ma a posto di cosa? Un cecchino. Ok, forse in questa città sono finiti, forse. Oh, levati da cazzo. Mi pare di aver visto uno, ma non vorrei dir cagate, ma sono abbastanza sicuro che lì ci sia una persona. Cattivo il ragazzo. Sparami un po' al razzo. Sì, sì, spara il razzo. Ah! Il lanciarazzi. Oh. Raga, non mi confermo più. Raga, mi si era impallato tutto, non mi confermava più la costruzione. Donna, che spavento. Cazzo, non mi puoi far spaventare così. Tutto fin troppo tranquillo, Watson. Ma... vedete, se ho un cecchino adesso. Potevo provare a far fuori lui che sta fermo. Senza un cecchino, la vedo difficile. Potrei provare. Niente, ho provato le headshot, raga, era l'unica cosa che potevo fare. Stanno ancora dando le botte quelli. Mamma mia, mi sono accorto all'ultimo, mi stava a mirare. Io non capisco se stanno fightando o stanno pensando a me, ma che cazzo fanno questi? Oh! Che è impossibile usare qui, mi devo togliere sto bug però, eh.
Ah, non è saggio farmi un medikit qui, però non ho nient'altro di meglio da fare. Mamma mia, che giocata io ho fatto. Sortea sta diventando un po' troppo difficile per i miei gusti. Però sempre sto pompa bianco, minchia. E mo che faccio? Questo è carico. Questo è carico. Questo pure. E andiamo. Un po' di materiali ho recuperati, anche se non è che sto messo benissimo, eh. Mamma mia, quanto mi fanno gola quelle cose là sopra. Però no. Che altro il cecchino oro là, che cazzo è? Mai provato in vita mia. Siamo in 5. Io non devo farmi prendere dal panico. Già ho le mani congelate. Perché ogni tanto mi muovo come un ebete, perché non ce la faccio a essere troppo veloce sulla tastiera. Col mouse non ho problema, con la tastiera sì. Vedete, di farmi tipo il fortino come ha fatto quel coglione, non ci tengo perché non ho il cecchino, quindi è un po' inutile. Finirei solo per farmi ammazzare da un cecchino. Di pushare quel tipo sinceramente non ne ho voglia. Vediamo se qui troviamo qualcosa di interessante. Guarda quello che si è fatto. Guardalo, guardalo. Cane di merda. Vedete che però il tac forse è più forte di questo qui. Il tac blu mi sa che è più forte. Ah, figlio mio, ma che pensi che so? Vabbè, era stupido, raga. Però io so più stupido di lui che canno tutti i colpi. Non mi devo far ammazzare da quello lì. Devo andargli dietro con calma. Ma posso morire per un cecchino tutte le cazzo di volte? Cioè, tutte le volte muoio per un cecchino che sta nascosto. Ma che sta a fa questo? Ma porca, ma muori, no? Ma piuttosto ucciditi piuttosto. Vabbè ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, JustTravis, iscrivetevi al canale ovviamente per non perdervi nuovi video, vi aspetto sotto nei commenti e dai coi like per il mio ritorno ragazzi, perché adesso ricominciamo a fare video perché il gioco mi piace veramente veramente tanto, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video, qui il resto è tutto e bella ragazzuoli, ciao!